Ultima. Ecco. Allora, mi sentite? Spero di ottenere una risposta in chat. Sì. Allora, io ho iniziato anche la registrazione e spero che venga perché un attimo fa mi dava che il sistema era occupato, troppo occupato per supportare la registrazione. Se mi date un minuto, provo a autoregistrarmi. Beh, intanto io mi faccio vedere. Speriamo che mi vediate. Mi vedete? No, devo togliere la condivisione. Ecco, adesso forse mi vedete. Hola. Metto a posto la webcam. Allora, buonasera a tutti. Questa sera appunto parleremo di come creare delle video lezioni, affrontare la questione della scuola a distanza. Stiamo usando uno strumento open source libero che è Jitsi, non profila nessuno, non lascia tracce sulla privacy, non c'è bisogno neanche di fare nessuna dichiarazione. In questo momento di emergenza un po' passa in secondo piano, però è un elemento abbastanza che ha il suo valore, insomma. Pensare che noi mettiamo in collegamento delle famiglie, delle persone, dei bambini e che noi dobbiamo garantire che non esiste una profilazione. Aspetta che tolgo il microfono perché se no mi sento e mi dà fastidio. Ecco, là. Voi mi date conferma che si sente. Allora, siamo in 38 in questo momento, il sistema regge e sta registrando. Boh, speriamo che funzioni. Allora, questo argomento, come vedete, avete visto nella pagina che vi ho messo all'inizio dell'incontro che ho lasciato lì, eccola qui, era un discorso storico, penso che lo possiate vedere perché l'ho condiviso il mio monitor. Se fate clic sull'iconcina. Vabbè, intanto buonasera a tutti. Mi sono dimenticato anche di ringraziare Stefano. Per me è un piacere riuscire a condividere delle competenze che non sono quelle solo sulle piattaforme, ma anche sulle soluzioni residenti. C'è una signora con la webcam aperta, Cesarini Marina Rosa. Meglio che la chiuda perché così vede meglio. E se avete dei problemi, me li scrivete in chat, poi dopo alzate la mano e vi do la parola. Allora, partiamo un po' da una questione storica. Ne parlavo già quando si parlava nel 2013 di DSA, e adesso è venuta all'ordine del giorno quella storia di fare delle video lezioni. La video lezione non è solo scuola a distanza. La video lezione è poter arricchire. Pronto? Mi sono perso. Mi sentite? Io adesso non mi sento più. Non mi sento più. Mi sentite? Mi sentite? Sì, grazie. Allora io vado avanti perché Sì, la aspetta un attimo. sentiamo. Aspetta che devo cambiare accidenti qua. Sì, ci sia una persona magari che mi dà l'ok perché io sto usando due PC per evitare di restare a piedi. Mi sentite allora? Ok, allora se ne Molto parla. chiaro. Sì. Allora, se ne parlava anni fa con i DSA, appunto, come le video lezioni sono uno strumento asincrono che permettono ai bambini di poter fedelmente seguire una lezione, ma anche poterla rivedere, rivalutare, ripensare, riascoltare. E questo significa dare a ognuno il proprio tempo di apprendimento. Oggi questa cosa è diventata necessaria perché c'è questo problema del coronavirus, però. Se ne parlava da tempo, insomma, fare video lezioni significa mettere a disposizione, ne abbiamo parlato anche nel corso che abbiamo fatto lì a Pavia, significa appunto creare le condizioni perché i nostri ragazzi possano poter ripescare quello che non hanno potuto seguire nel momento, magari avevano mal di pancia, non erano attenti o erano a casa appunto malati. Io ne parlai tanti anni fa di questa cosa qua, ma insomma forse non ero maturi i tempi perché mi ero accorto che con i miei ragazzini fare video lezioni in questa maniera era molto utile e permetteva a questi ragazzini di imparare.
Allora, le prime video lezioni che facevo, io ve la presento questa cosa perché poi ne parliamo con il software. È interessantissimo perché io le facevo con una telecamerina, come vedete in questa immagine, appoggiata sul tavolo che registrava un quaderno dove l'insegnante faceva lezione. Io ho preparato anche, adesso ve lo mostro, delle immagini dove si vedono i ragazzi che le facevano, le video lezioni, per capire perché sta cosa è piuttosto interessante, in quanto adesso vi condivido applicazione, eccola qua, è abbastanza interessante perché praticamente voi potete fare queste video lezioni come questa ragazzina qua, vedete, queste le video lezioni che io ho messo online di matematica, di storia, di scienze. Le prime erano fatte con una telecamerina attaccata al monitor che registrava semplicemente il ragazzino che parlava e quindi lui la faceva senza tanta tecnologia, praticamente carta e penna, colori, evidenziatore, in una conversazione, perché questo era un gruppetto, eccolo qui, tutto lì, una telecamerina attaccata al monitor che riprendeva giusto giusto il pezzo di carta e poi veniva trasmessa. Queste video lezioni nel mio sito, nel mio canale, hanno migliaia e migliaia di visite. Perché sono semplici, sono fatte come parla un bambino, così i ragionamenti suoi, vedete, stava facendo il minimo comune multiplo, tutto lì, in gruppo si faceva questa cosa. E poi questa tecnologia qua, della webcam che registra, a me è servita anche per un discorso di scuola in ospedale, che adesso io, anzi, non vi ho fatto vedere tutte le immagini, poi alcune le ho fatte io. Adesso penso si sia persa la condivisione. Sì, si è persa. No, si è persa, è ritornata la mia schermo. Eccolo lì. Ecco, poi alcune video lezioni le ho fatte io e le ho fatte semplicemente montando o la webcam su una Bajur. Vedete, questo oggetto tra l'altro lo vende la Epson, costa 500 euro, ma io non ho fatto altro che attaccare una webcam a una Bajur dismessa. Avevo anche come si dice, la possibilità di allungare ed abbassare con il telescopico della lampada lo schermo per poter prendere esattamente il quaderno e se andate sul mio canale le trovate. Quindi un sistema molto semplice per fare video lezioni. Queste video lezioni fatte in questa maniera sono molto efficaci perché voi potete attaccare una webcam sulla cattedra, scrivere sul pezzo di carta e proiettarlo là lì. Quindi in realtà finché la fate si registra e se la fate e la registrate potete immediatamente metterla a disposizione dei ragazzini. Poi si pone il problema su come verrà trasferita sul cloud, con che criteri, con che diritti e con quali condizioni. Quindi vedete un po' voi. Ecco, sì, vedo che il dirigente ha messo il mio sito sul vostro chat. Se voi cliccate sul sito, andate alla pagina link utili, trovate il canale YouTube. Tra l'altro, nel canale YouTube ho caricato ieri delle web lezioni che sono quelle che oggi vi presenterò. Quindi, come dire, questa cosa della scuola a distanza era una cosa che veniva già da tempo, ce n'era bisogno. E io ho documentato in questo video, che adesso vi farò vedere, eccolo qua. Ecco. Lo sentite? Spero di sì. Adesso vi mostro anche, perché lavoro su due monitor, abbiate pazienza. Perché l'età avanzata produce dei pasticci, eccola qua. Eccola qui. Questa cosa qua ve la mostro, è una webinar che io ho fatto per i coordinatori del sostegno di Roma per supportare la scuola in ospedale. Allora, cioè, oggi il coronavirus è un problema che insomma, è diventato un problema di massa, ma se voi ci pensate, ogni scuola che abbia 200-300 ragazzini, uno ce l'ha in ospedale, uno, due, forse di più, oppure che devono stare a casa, che vengono a scuola con le gambe rotte pur di seguire le lezioni.
La cosa sarebbe molto semplice, come in questo webinar io la spiego, dura una mezz'oretta, ma non ve la faccio vedere, vi dico solo un po' come funzionava e chi è interessato se lo va a vedere. È sul mio canale YouTube, scrive Scuola d'Ospedale, è una lezione. Praticamente è un'installazione semplicissima, qui si vede in questa immagine, ma è già iniziata, io non vedo, non sento niente, è sterita. Sì, è già iniziata. Deve probabilmente attaccare. Non si vede? Luciana, non si vede. Non si vede? Io ho condiviso. Sì che si vede, io lo vedo. No, non ho fatto partire il video, ho fatto partire solo la prima pagina del video. Adesso faccio la verifica con un PC. Non si vede. Qualcuno mi dà un feedback, si vede o non si vede? Sì, no, ci sono No, varie. non si vede, io non la vedo. No, la persona si deve vedere cliccando sulla mia posizione, una diapositiva con la scuola in ospedale. No. Mi sembra impossibile perché io lo vedo. Comunque, Io non riesco a vederla, mi scusi, non riesco a vederla. va bene, allora la ricondivido, ha fatto bene a dirmelo, la ricondivido, adesso vedete me? Vedete me? Sì. E adesso vedete scuola in ospedale? Ora sì, ora si vede. Bon, questo video, ve ne faccio vedere un pezzetto, permette di spiegare come una qualsiasi classe, che non sia il coronavirus, ma con un bambino a casa malato, 15 bambini a casa malati, anche con delle osservazioni di tipo pratico, una maestra che non aveva preso mai in mano un computer, qua siamo nel 2017, una bambina malata, un problema grossissimo, va in ospedale, resta via, non si sa quando. Il giorno stesso era già in collegamento con la classe. Come? Una webcam attaccata, come vedete, qui sopra il monitor, una piccola postazione al posto della ragazzina. La ragazzina vedeva la maestra e la lavagna, e con le spalle alla luce, se no non vedeva niente, i compagni vedevano la ragazzina, per cui la ragazzina era in classe virtualmente, parlava, l'ascoltava. Vi sollecito a guardare questo video. Ecco, questa era. Vado un po' avanti. Sentite l'audio? Sentite l'audio? Sì, Sì, lo si sentiamo. sente. Ecco, senza far passare mezz'ora su questa cosa, però ve la spiego. Vedete, questa era la postazione, uno scanner per inviare le cose alla ragazzina, un PC usato, un vecchio monitor con su di Linux, perché non volevo continuare a darla, a mettere a posto la macchina, perché dopo un po' con Windows era finita, con su di Linux è andata 3 mesi e non c'è stato bisogno. Una webcam stupidissima da 10 euro come quella che sto usando adesso. E questa era la classe che vedete qui. La maestra spiegava, la webcam prendeva la lavagna fino a 1 metro più o meno di altezza, si doveva scrivere in giallo perché sennò si vedeva male. I bambini alla mattina passavano a salutare, lei salutava e passava la mattinata con presenza con la maestra. Se per caso non ce la faceva perché doveva andare via, per qualche ragione, la bambina se ne andava. Adesso qui, questa si vede meglio la postazione, la vedete? Sì. Ecco qua, questo webinar è la maestra che racconta l'esperienza e racconta che parte da zero, appunto, perché lei non sapeva niente di questo. Però era tutto automatizzato, bastava accendere la macchina, partiva tutto e lei, perché basta dirgli ai programmi parti in automatico. Allora dico, sta cosa è utilissima, basta un PC, un portatile messo lì e il bambino può seguire. All'epoca usammo Skype e adesso qua lo spiego. Quindi chi è interessato si guarda questo video, capitasse in classe se lo mette a funzionare un sistema del genere. Questo
Questo, diciamo, non è il sistema che usiamo noi, una web lezione a distanza e noi interagiamo senza essere a scuola. Questa è la situazione più normale, cioè di una scuola che ha mezzi ragazzini a casa con influenza, perché io 2 anni fa, quando lavoravo, in febbraio, direi che il 30% erano a casa con influenza. Non era coronavirus, ma erano a casa. Penso che succeda più o meno in tutte le regioni d'Italia, che quando ci sono questi colpi di influenza, pur non essendo devastanti come sto coronavirus, tiene a casa un sacco di bambini. Sarebbe bellissimo che loro si potessero collegare con un collegamento come quello che adesso ho fatto, clic, e vedono la classe, parlano con la classe, interagiscono. Voglio dire, è un livello di attenzione per ogni... 1968, dice qualcuno, 13 milioni a casa. Sì, questa cosa è una cosa molto più normale di questa eccezionalità. Io le considerazioni che faccio è che questa eccezionalità ci porta avanti di un passo, tutto sommato, se la guardiamo da un altro aspetto, perché ci obbliga a riflettere su quanti sono a casa, o per incidenti, o perché sono malati, normalmente, non nell'eccezionalità. Io ne parlai all'epoca con il dottor Ciambrone, che si occupava dei centri territoriali di supporto, perché io ero operatore del centro territoriale di supporto, e si mise quasi a ridere, non capiva quanto era questa massa di problema. Per fortuna, voglio dire, facciamo di necessità virtù in questa occasione. Allora, adesso passo un po' a quello che volevo raccontarvi. Vi ho fatto vedere come avevamo organizzato la registrazione, come abbiamo fatto le videoguide con i ragazzini. E piano piano adesso passo a farvi conoscere i software che abbiamo usato e che noi possiamo usare per fare delle video lezioni. Le video lezioni che noi andremo a fare sono video lezioni che facciamo in locale, nel senso, con Jitsi le condividiamo, però noi prima di tutto dobbiamo farcele per noi stessi e dopo le condividiamo. Ci sono anche strumenti per fare video lezioni al volo, diciamo, no? YouTube per esempio, però ad essere sinceri qualcuno mi insegnerà anche quelle cose lì. Io invece preferisco farmele per me sul mio PC e poi con le condizioni che ritengo opportune, valutato il dirigente, valutato il profilo della scuola, stabilire con che sistema divulgarle, cioè non affidarle direttamente a una piattaforma, specie se proprietaria, ma tenerla in privato e valutare poi come si ha intenzione di distribuirla. Quindi gli strumenti che io vi farò conoscere adesso, che sono CamStudio, Capture, Openboard, Audacity per fare le audio lezioni e Simple Screen Recorder, sono tutti strumenti, diciamo, residenti nel vostro PC. Voi ve la fate la video lezione e poi, se volete, la divulgate. Anche la video lezione fatta sul tavolo, come dicevo prima, l'applicativo che adesso vi farò vedere è questo, permette di... adesso condivido il mio schermo, un attimo, eccolo qua. Questo qui è Capture, permette di... Speriamo che non vada in conflitto col fatto che sta usando la telecamera, anche lui, invece ci va, e allora lo fermo e vi faccio vedere il video. L'avevo previsto, per cui lo chiudo là e vi faccio vedere il video di come funziona. Questo programmino, nel video che ho fatto e ho messo ieri in internet, è gratuito. Open source, quindi non c'è profilazione, non invia agli altri le vostre informazioni, né dei bambini né di nessuno. Ecco, scusate se sottolineo questa cosa qua, perché in questo momento io sto vedendo che anche il Ministero ha lanciato delle informazioni per usare qualsiasi piattaforma purché funzioni. È evidente che c'è da salvare il salvabile ed è giusto, è sicuramente giusto utilizzare tutto ciò che funziona appunto di tenere in contatto i ragazzini con l'apprendimento, però se si può, usando, noi adesso non vi profilerà nessuno, chiudiamo il video e non esiste nessuna
accreditamento né niente. Non so se lo usasse tutta l'Italia questo oggetto qua, se sarebbe in grado di supportarlo. Certamente i server di Google sono in grado di farlo. Però, insomma, qualche tirata d'orecchie dalla Commissione Europea, addirittura dal Dipartimento degli Stati Uniti sulla profilazione dei bambini, ce l'ha avuta col discorso di YouTube, mandandogli la pubblicità dei video che hanno guardato e cercando di infondere nei ragazzini il desiderio di acquistare qualcosa. Quindi, per principio di precauzione, se posso fare a meno, io vedo di riuscire a fare a meno. Quindi, adesso io vi mostro questo video che riguarda Capture Screen Recorder, che faccio andare su un altro monitor, eccolo qua, cerco di fermarlo che è già partito, là. Ho dovuto registrarlo perché, come prevedevo, la mia webcam e tutto il sistema viene catturato dal... Ecco, dovreste vederlo, bon, vedete, giusto? Dovreste vedere la video lezione. E quindi andremo in conflitto. Quindi adesso invece così voi guardate il video, io lo fermo e lo spiego. Mi sentite? Sì. Bene. Sì. Bene. Allora, come vedete, questo programmino si chiama Capture. Adesso vi vedrete anche l'indirizzo del sito dal quale poterlo scaricare. E permette anche di utilizzare una webcam che vi traccia qui a lato, qui dice anche quanto tempo c'è, ma potete tirare via queste cose qua. Ascoltate il video, dura solo 6 minuti, poi ne parliamo. Ma non si sente il video dell'audio del video? È muto o non funziona? Ah, no, no, allora lo sento io in cuffia. Allora, ha fatto bene a dirmelo, lo dico io quello che dice lui, perché è la stessa cosa. Aspetti, pronti? Lo ripeto. Allora, Capture è un programma open source. È un programma open source che si installa o può funzionare come video portabile. Capture lo scaricate da questo sito, eccolo qua, io adesso ho fermato il video così possiate copiare l'indirizzo, libero e open source, lo potete installare, lo potete dare ai ragazzini, ricordo che fare video lezioni non vuol dire che li facciamo solo noi, vero? Possono fare anche i ragazzini, perché una video lezione dei ragazzini, vi assicuro che io ho un canale YouTube che ha 500 e rotti 1000 visite, sono più gradite quelle dei ragazzini che quelle degli insegnanti. Quindi se un ragazzino vi fa una video lezione di storia o di matematica, state sicuri che sul web viene molto gradita. Spero che abbiate copiato l'indirizzo, casomai lo mettiamo in chat e andiamo avanti. Allora, ecco qua c'è la dichiarazione del fatto che il codice è aperto. Per sistemi Windows, per tutti i sistemi Windows, e questa è l'interfaccia grafica. Allora, l'interfaccia, insomma, d'utilizzo è semplicissima. Ah sì, questa cosa qui la potete scaricare sia per installazione sia portabile, voglio dire, la spalmate in una chiavetta, cioè scaricate l'esecutivo, non l'esecutivo, il file zip in una chiavetta, lo espandete e funziona come Cam Studio che io ho distribuito lì a Pavia e potete farlo lavorare da una chiavetta. Sono andato a cercare sul web qualcos'altro di open source perché Cam Studio con i nuovi monitor a risoluzione molto alta ha delle difficoltà perché bisogna abbassare la risoluzione del monitor per poter registrare bene e le registrazioni non possono superare un quarto d'ora. Questo qui può arrivare a 10 ore di registrazione, quindi capite bene che siamo su un altro livello. Qua è stato installato Capture. Vedete la immagine, potete stabilire dove metterla, ingrandirla, abbassarla
e minimizzarla, addirittura non metterla se vi interessa. Si attiva da questo ambiente, in questa interfaccia c'è tutto, si decide il sorgente audio e qua, se avete più webcam, potete utilizzare più webcam, come nel caso mio. Adesso io sto usando la webcam attaccata sul computer piuttosto che quella del monitor. Questa cosa la dico perché se fate una video lezione catturando la scrivania della vostra cattedra e volete proiettarla sulla LIM, ovviamente non potete usare la webcam del portatile, perché sennò riprende voi. Io l'ho fatta più di una volta in classe semplicemente attaccando alla costola di un quadernone. L'altezza della costola di un quadernone proietta sulla LIM una 4 e voi andate benissimo. E quindi da questo ambiente qua scegliete la webcam. Cosa registra? Ecco, queste sono le selezioni di registrazione. Potete registrare dalla webcam, schermo intero, una finestra di applicazione, uno spazio delimitato. Cliccando qua, con il mouse, tracciate l'ambiente che viene registrato. Ecco, questo spazio qui ho delimitato, quando cliccando qua mi viene fuori il mouse con la possibilità di tracciare una diagonale e decidete lo spazio. Se fate come ho fatto io adesso, non delimitate tutto lo spazio, ne lasciate un pezzetto, qua in fuori c'è un centimetro, di lato a destra, c'è una piccola... come si dice, contenitore di attrezzi, come nella lavagna, e avete un gesso colorato in più colori, una matita e una gomma, per cui potete anche scrivere sopra l'ambiente che volete commentare, insomma potete su un livello superiore a quello che state facendo registrare. È una, può essere di una certa utilità. Sì, basta un centimetro, lasciare fuori un pezzetto di monitor. Ecco, vedete, io sto scrivendo con quella matita lì. Adesso posso scegliere i colori, vedete? È una cosa semplicissima, è molto più facile a farlo che a dirla. Che però può avere una sua utilità, se perché, per esempio, se voi proiettate il vostro foglio di quaderno o un libro o mettete sul monitor, quindi potete andare ad evidenziare o a scrivere qualcosa sopra. Allora, come parte il programma, la registrazione? Basta cliccare a rosso. Quindi, di primo acchito, senza imparare nessuna regolazione, voi selezionate il punto, seleziona spazio da registrare, delimitate lo spazio e a quel punto cliccate in rosso. Il programma registra la vostra voce e quello che sta sul monitor. Questo diventa il video. Quindi sul monitor c'è una presentazione, voi registrate la presentazione. Se sul monitor c'è una pagina PDF, registrate la pagina PDF. E tutto ciò che è presente sul monitor diventa registrazione. Poi avete la pausa e potete spegnere il programma. Vedete, posso minimizzarlo. Lui sparisce, lo trovate qui sulla barra in fondo, vedete? Perché sennò quando registrate anche questa maschera qua. Di interessante c'è che dal menu configurazioni potete andare a scegliere tasti, diciamo, tasti rapidi, insomma, no, potete far partire, andare in pausa e registrare o spegnere il programma semplicemente cliccando Alt F9, vedete, Shift F9, così. Praticamente avviate il PC, avviate il programma, lo minimizzate e poi qua sotto vedete quando registra perché diventa rosso, registrate usando la tastiera e non usando i tasti del programma. Ecco, questa cosa è abbastanza comoda, basta impararla una volta, poi si fa sempre. Vedete?
Ecco, si può gestire il programma di video lezione semplicemente dai tasti. Oppure qualcuno fa così, vedete, lo minimizza, lo mette a lato, fuori dalla parte visibile e gestisce quello che vuole registrare all'interno. Comunque è abbastanza semplice. Ecco, questo programma, come ho fatto vedere, fare le video lezioni dal tavolo, va bene se usate la telecamera, usate questo. Se invece volete registrare il monitor, usate questo. È già preimpostato, non dovete fare niente perché le impostazioni che ci sono vanno già bene. Non sono impostazioni... Casomai uno, dopo che l'ha usato, vede che vuole fare qualcosa di diverso, allora entra nel dettaglio. Ecco, faccio vedere un esempio. Voglio far vedere una presentazione. Il programma registra, vedete, il cambio di pagina, registra tutto. E posso anche fare dei commenti scritti sopra quello che faccio. E posso anche... ovviamente dovete cancellarli quando cambiate diapositiva perché resta quello che avete segnato, vedete? Ecco, come in questo caso, dovete cancellarlo. Esatto. Però è interessante che potete fare anche vedere un video e registrare anche quello. Lui registra tutto. E pesca anche l'audio dalla macchina. Adesso lui sta registrando sia la mia voce sia il video che sta lì sotto, e quindi il video complessivo sarà la mia voce e il video complessivo, se volete, oppure accecate la voce e fate voi il commento che vi garba fare. Insomma, come avete notato, il mio mouse evidenzia, muovendosi, evidenzia ciò che vado a dire, e quando faccio clic diventa rosso, vedete? Quando io faccio clic lui diventa rosso. Questo, vedete? Questa cosa è utile per far capire, ecco qua c'è un esempio dove qua è il vapore e io sto spiegando come funziona la macchina a vapore, facendo andare il video togliendo la voce. Quindi questo era un video in inglese, io sono insegnante italiano e quindi vado a spiegare la macchina a vapore con le mie parole, vedete? Quindi è un programma semplicissimo, molto simpatico, non costa nulla, lo potete anche tenere su una chiavetta o non occupa molto le risorse della macchina. Quindi potete tranquillamente scaricarvelo e provarlo. Direi che è una buona alternativa a CamStudio che io ho diffuso con EasyDida. Non ho provato il portabile, sono sincero, nel senso che l'ho appena, come si dice in gergo, ravanato, perché sono andato a vedere in varie opportunità le cose che fa, perché volevo imparare a togliere questi disturbi come l'orario, la webcam, volevo vedere se era veramente gestibile. Cioè, un programma è gestibile quando tu sei padrone del programma e lui non ha delle configurazioni stabili che ti impediscono di far fare al programma quello che vuoi. Inoltre, non volevo assolutamente che ci fossero delle scritte pubblicitarie di traverso, di qua di là. È un vero open source, il codice è aperto, quello che fa lo si sa, non invia niente a nessuno. Questo è Capture. Allora, disciplina del webinar, dell'incontro. Adesso io ho finito di parlare di questo programma, lascerei la voce e la parola a qualcuno di voi che magari vuole intervenire su questo programma e dire qualcosa. Poi, se non c'è nessuno che interviene, vediamo se riesco a condividere lo schermo mostrandovelo. Ecco, penso che lo vediate perché è sul secondo schermo. Eccolo qua, finestra dell'applicazione condividi.
è difficile, perché lui si cattura le risorse. Lo vedete? Eccolo lì, si vede, questo è il programma. È il programma nella pagina a lato. Bene, se ci sono delle osservazioni da parte del gruppo, nessuno mi sentite? Mi sentite? Sì, sì. Allora, vado avanti se non c'è nessuno che parla. Allora, io siccome per esperienza ho fatto già vari webinar e quando sono così lunghi ci si dà 5 minuti di pausa fra una cosa e l'altra. Adesso parlo di un altro programma, dopo magari facciamo una pausa, così in chat si può scrivere qualcosa o pensare qualcosa. Comunque, finché parlo, provate a scaricarvelo, se avete lo spazio nel PC e siete in grado, avete una buona rete, è un programmino strepitoso che metterò nella prossima diffusione. Perché proprio leggero, non chiede tante risorse e la possono usare tranquillamente i ragazzini. Come ho fatto vedere qua, si vedono i setting, no? Che sono questi qui, semplicissimo. Bene, allora abbiamo parlato di questo programma per creare video lezioni dal monitor. Adesso vi faccio vedere quello che avevo messo dentro EasyDida, che ho diffuso. Adesso vediamo se riesco a condividere il monitor di là. Eccolo qua, condividi l'intero schermo, lo vedete adesso, spero. Là. Sì, lo vedete. Eccolo qua. Allora, questa è EasyDida, la chiavetta che si scarica dal mio sito. Dentro EasyDida, nella versione portabile e anche quella installabile, c'è CamStudio. Creare video lezioni dal desktop. Questo CamStudio è un programma portabile, sia di qua, sia c'è scritto installabile, ma è solo portabile. Qui all'interno c'è la video lezione. Dov'è? Nella parte installabile. Trovate la video lezione. Questa è la chiavetta mia che non c'è, nella vostra c'è, e la video lezione che c'è, se la scaricate, questa capture funzione open board, credo che sia questa, eccola qua, questa è la video lezione. Dura 5 minuti. Adesso voglio vedere se riesco a farvela sentire, facendo usare l'audio esterno, apri postazioni audio, cuffia cassa, dovrebbe funzionare. Intendo spiegare il funzionamento di CamStudio. Ecco, lo sentite? Facilissimo da usare, e molto utile per creare videoclip, video lezioni, esposizioni, foto commentate e quant'altro. Sentite? Vedremo come funziona CamStudio. CamStudio, ho scelto la versione. Mi date un feedback? Sì, forte e chiaro. Dai. Sentite sì o no? Le funzioni che ci sono. Sì. Forte e chiaro. Sì, sì. Allora, in questo video è spiegato molto bene, lo trovate sia sul mio canale YouTube che dentro EasyDida. Perché ci servono, insomma, non ci serve più di quello che dà. Una volta fatto doppio clic e avviata l'installazione, CamStudio lo troveremo appunto nei programmi aggiunti recentemente. E con un doppio clic sull'icona del desktop si apre questa finestra. Questa è la finestra di CamStudio. Che è identica a quella portabile. Qui si decide tutto quello che si vuole fare. Se si vuole registrare tutto lo schermo, una regione o una parte, le opzioni, io ho scelto subito usa il microfono per poter essere sicuro che registro anche la voce, e ho scelto, e in questo momento lo scelgo,
di dare un'evidenza al mio mouse con una pallina gialla per aiutare a seguire la conversazione, quello che dico. Bene, adesso dovrei avere la pallina gialla. Lascio perdere le altre funzioni perché mi interessano poco, è un approfondimento successivo. Parlo solo di questo bottone che permette di scegliere il formato finale se AVI o Flash. Io consiglio AVI. Però prima di cominciare a fare il video didattico come esempio, voglio ricordare che va sempre controllata con il tasto destro nella funzione dispositivi di registrazione e riproduzione se sono operativi. Quindi basta cliccare, ecco qua ci sono gli altoparlanti, operativo, tasto destro, dispositivo di registrazione, come si vede c'è un microfono USB che è quello che sto usando e che come vedete mi mostra dal V-metro la sua funzione. Adesso faccio un'ipotesi, un esempio, una simulazione di quel che può essere una video lezione. Ad esempio prendo una mappa e la voglio commentare, parlo del sergente delle nevi. Questo è utilissimo dal punto di vista didattico per mandare a casa i ragazzi del materiale, dei prodotti fatti a scuola, in classe, ma anche per abilitare i ragazzi ad essere capaci di supportare una argomentazione, non una interrogazione, argomentare sull'argomento attraverso delle fonti, attraverso dei materiali che loro raccolgono, organizzano, meglio se in gruppo. Ecco, questa è una mappa fatta da una ragazzina preparandola per la terza media per l'esame e potrebbe averla commentata e anche parlare, aggiungere com'era l'Europa nel 1940 agli albori della Seconda Guerra Mondiale. CapStudio registra tutto quello che si presenta sul monitor. Una volta avviato, tutto ciò che avviene sul monitor viene registrato dal programma insieme alla voce. La cosa interessante è che possiamo registrare anche pezzi di video. Novembre 1942. Ecco, come si vede, lui sta registrando il monitor. Sono schierati centinaia di migliaia di... E anche l'audio. Se io voglio, tolgo l'audio, come avete visto che faccio, e vado io a commentare. Qui si vede, no, il tipo di guerra che è avvenuta, una guerra estenuante, una guerra infinita per quel che riguarda la campagna Barbarossa. Insomma, credo di aver dato conto della possibilità didattica di CapStudio. È uno strumento che io consiglio molto di usare, in quanto è veramente estremamente semplice. Alla fine si clicca stop e nel salvataggio si sceglie la posizione di salvataggio. Il file che produce è un file abbastanza grosso perché è un AVI, però sappiate che potete caricarlo su YouTube e poi condividerlo con i ragazzi in modo privato o in modo pubblico attraverso la rete. Ecco, aggiungo che, lo fermo e aggiungo io, esiste un programmino gratuito che si scarica dal web, freeware, si chiama Format Factory. Questo programma è un programma interessante perché trasforma tutto in tutto. Gli audio in tutti i loro formati, da uno all'altro, video, addirittura i testi. E voi con Format Factory, se dovete caricare una presentazione con LibreOffice, è meglio che caricate il video WMV. Cioè, se lavorate su Windows, lui predilige i suoi formati proprietari, quindi è inutile fare guerra ai formati e usare quelli che meglio si... adattano. Ecco, scrivetevelo Format Factory, questo lo potete scaricare, c'è anche portabile e vi trasforma tutto in tutto. Io, come vedete, sto cercando di darvi tutti gli strumenti residenti perché sicuramente in altri webinar troverete qualcuno che vi dice c'è questo sito che lo fa, c'è quell'altra piattaforma che lo fa, ma state sicuri che quando andate su un sito a fare qualcosa gratuitamente non portate a casa solo Format Factory, scusate, il file che avete fatto modificare, ma portate a casa qualcos'altro, oltre a quello, perché nessuno vi dà niente per niente, o pezzi della vostra identità, o pubblicità indotte nelle cose che voi dopo comprerete di qua e di là, o proposte di, oppure cookie, o malware, o qualcosa. Ecco perché laddove voi potete, è meglio che vi fate le cose a casa vostra senza andare in rete. Se ci dovete andare, ci andate perché non avete altra alternativa. Quindi il mio consiglio è di usare il vostro PC come un server. E in genere chi non sa usare il proprio PC va proprio ad usarsi la rete. E tante persone usano le piattaforme perché non sanno che le cose le possono fare,
liberamente con software che esistono. Adesso vi mando avanti il video. E non c'è altro da dire. CamStudio, nella versione che sto raccontando, è il programma installato. Ma il programma si può anche presentare portatile ed è identico, non cambia niente. Semplicemente il programma portatile, per avviarlo, dove c'è crea video lezioni, eccolo qua, CamStudio, basta cliccare su recorder e si apre la stessa identica finestra. Quindi diciamo, la videoguida può andare bene sia per il programma installato sia per il programma portabile. Ecco, devo dire una cosa per correttezza: da quando Windows 10 si è aggiornato, è stato aggiornato, il programma portabile non va più bene, perché Windows ha cambiato le librerie. Invece il programma portabile, avendo le librerie dentro il programma, non ha bisogno di Windows praticamente. Windows gli fa da trasporto, insomma, ma lui c'ha tutto dentro. Quindi usate il portabile se volete usare CamStudio, ce l'avete in tasca. Comunque nella prossima release di Isdida che io pubblicherò, metterò Capture. Anche se CamStudio è leggerissimo, è un programma che va anche con PC proprio vecchissimi, è un progetto fermo dal 2013 e per questo va bene sui PC vecchi, ma sui monitor nuovi fa fatica. Finiamo di vedere il video. Perché per far partire CamStudio basta cliccare sull'esecutivo, recorda, c'è scritto anche applicazione, e il programma registra tanto quanto che sia installato o che non sia installato. Direi non c'è altro da dire. C'è solo da sperimentarlo e rendersi conto della comodità, dell'usabilità e della facilità di questo strumento, che permette di creare delle video lezioni e portare a casa, da scuola, la didattica per una rielaborazione calma, serena, con tutto il tempo che ci vuole, in particolare per i ragazzi con disturbo specifico di apprendimento. Per le guide dei programmi didattici. Ecco, allora, CamStudio, diciamo, abbiamo capito cosa fa. Adesso vi voglio far vedere se non ci sono osservazioni. Ci sono osservazioni? Allora vado avanti. No, non ci sono osservazioni. Allora, adesso io vi voglio far vedere un altro strumento che vi permette di creare. Le guide che vedete, che vi ho mostrato, le ho fatte con CamStudio, a parte l'ultima, quella lì su Capture, che l'ho fatta con Capture. Adesso voglio farvi vedere, sempre per il mondo, questo per il mondo Windows e anche Linux, invece voglio dire anche per chi ha solo di Linux, questo strumento che ho imparato a conoscere da poco, di OpenBoard. OpenBoard è un programma eccezionale che serve a far funzionare le lavagne interattive. E lo strumento di registrazione di OpenBoard è strepitoso, perché permette, OpenBoard ce l'avete su tutte le LIM console di Linux preinstallato, e chi vuole installarlo lo può installare dalla mia chiavetta Isdida, quella che abbiamo consegnato, lo trova sia installabile che portabile. Ovviamente il portabile non va bene come installabile, però funziona anche quello. Adesso vi voglio far vedere la funzione di OpenBoard, la funzione di screencast, perché assume al suo interno non solo la possibilità di registrare ciò che voi avete prodotto sulla lavagna, quindi avete fatto uno schema, avete fatto un disegno, avete fatto qualcosa, ma permette di registrare quello che fate finché lo fate. Adesso vi faccio vedere il video, spero che sia chiaro, casomai ne parliamo a fine video. Se volete sono 18-19, facciamo una pausa, o se mi dite io tiro avanti fino alla fine, perché di solito quando dura più di un'ora la pausa sarebbe canonica. Se c'è qualcuno che mi scrive in chat o che me lo dice nell'orecchio, che io lo senta. Andiamo avanti, Agostino Paoli. Va bene, vado troppo veloce o va bene così? Datemi un feedback. Va benissimo, c'è disperazione o c'è simpatia? Benissimo, 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 va bene, fa piacere.
Allora, adesso vi faccio vedere Open Board. Il sistema vedo che regge bene perché c'è molta disciplina, vi ringrazio di questo, siete troppo gentili, siamo in 52, due sono i miei, un PC di uso e quell'altro di controllo, quindi siamo in 50. Non usando la webcam vedete che potete parlare, però dopo per fare una uscita in bellezza togliete la disabilitazione del microfono e ci battiamo le mani tutti quanti, perché se ci riusciamo a tenere su con l'open source una cosa che non costa nulla, due ore, vuol dire che è fantastico. Allora adesso vi mostro cosa fa Open Board. Ve lo mostro con questa video guida che ho preparato ieri e che ho messo in internet sul mio canale YouTube. Salve a tutti, sono Francesco Cusella e sto facendo questo piccolo video per mostrare la funzione di registrazione di questo fantastico programma che si chiama Open Board, che adesso vi sto mostrando. Open Board, qui ho sui controlli, permette di creare facilissimamente dei video delle attività che si hanno in essere. Ad esempio, io ho fatto questo lavoro con queste diapositive che voi vedete qui a fianco, e se io dopo averlo creato, che sono queste, dopo averlo creato, qui c'è un video, ci sono dei lavori anche multimediali e interattivi, come in questo caso, bambino scoccia, scaccia patate, la pinzetta. Lo fermo un attimo, perché devo ringraziare la mia corsista del TFA di Verona, l'università per diventare insegnanti specializzati, che mi ha donato questa presentazione sulle leve, usando, come vedete, la comunicazione aumentativa alternativa. Lo devo dire perché, insomma, era un impegno che gli dovevo. Deve mettere al suo posto, eccetera. Però io voglio spiegarle e creare un video. Adesso vi mostrerò come si fa, perché è semplicissimo, e poi vedremo il risultato, perché sto facendo questo video con un altro programma, nel contempo facciamo registrare Open Board. E Open Board permette anche di scrivere la registrazione. Nel frattempo io volessi scrivere, scrivere un'espressione, fare un grafo, fare qualsiasi cosa, voi non vedete i controlli nella video registrazione, che non è questa, ma è quella che vedrete dopo, però si vede tutto ciò che sta nel monitor. La funzione è questa, podcast, clicco, tutto qua, guardate, disarmante dalla semplicità. Non faccio altro che guardare se è abilitata la registrazione con il microfono. Sì, clicco, registra. Noi non vedremo il pulsante di registrazione durante la registrazione, vedremo il monitor e la mia spiegazione e la mia parola. Quindi io mi prendo un strumento di evidenza, vi parlo delle leve, come si vede qui, e come in questo momento racconta come un signore con una leva riesce ad alzare il mondo. E passo alla seconda diapositiva, quindi posso descriverla. Alla terza c'è un video. Io cosa faccio? Lo posso far partire. L'uomo ha sempre cercato espedienti che gli consentissero di spostare oggetti pesanti, moltiplicando la sua forza muscolare. Ecco, vedete, ho fatto vedere il video, si sente, posso intervenire, evidenziare, fare, vedete, abilitare delle cose, insomma, intervenire finché viene fatta la registrazione. E quindi il bello di questo programma è che, ad esempio, se io voglio far vedere come si può fare questo esercizio sulle leve, lo faccio io. Vedete, dovete spostare al posto giusto gli oggetti che vanno messi là dove serve. Ecco, adesso provateci voi, dopo che abbiamo finito questo video, tutto ciò che io racconto diventa video. Bene, praticamente non c'è altro da dire, perché basta poi cliccare spegni, come faccio adesso, spegni, e il video è fatto. Quindi pensate che se io faccio una nuova pagina, io mi mettessi qui a scrivere un'espressione, un disegno, un grafo, qualsiasi cosa, potrei registrare come si fa in tempo reale, quindi dare il tempo ai ragazzini in maniera asincrona con il loro tempo di capire e di imparare. Lo strumento è fortissimo. Allora, ritorno a spiegare,
è qui, podcast, e funziona così. Si clicca, adesso lo spengo e poi vi farò vedere il video. Appena spengo, ecco che il programma mi dice guarda che ti ho fatto il video. Adesso io lo cerco sul desktop perché gli ho detto vai a salvarlo sul desktop. E eccolo qua, Open Board Cast. Guardate, ecco cosa ho creato. Noi non vedremo il pulsante di registrazione durante la registrazione, vedremo il monitor e la mia spiegazione e la mia parola. Quindi è interessante perché state vedendo il video di una registrazione che ho fatto finché sto facendo la registrazione. Vado avanti, io mi prendo un strumento di evidenza, vi parlo delle leve, come si vede qui, e con questo strumento racconta come un signore con una leva riesce ad alzare il mondo, e passo alla seconda diapositiva, quindi posso descriverla. Alla terza c'è un video, io cosa faccio? Lo posso far partire. Come vedete registra tutto, anche l'audio del video e la mia voce. Ecco, vedete, ho fatto vedere il video, si sente, posso intervenire, evidenziare, fare, vedete, abilitare delle cose, insomma, intervenire finché viene fatta la registrazione. E quindi il bello di questo programma è che, ad esempio, se io voglio far vedere come si può fare questo esercizio sulle leve, lo faccio io, vedete, dovete spostare al posto giusto gli oggetti che vanno messi là dove serve. Ecco, adesso provateci voi, dopo che abbiamo finito questo video, tutto ciò che io racconto diventa video. Bene, praticamente non c'è altro da dire, perché basta poi cliccare spegni, come faccio adesso, spegni, e il video è fatto. Quindi pensate che se io faccio una nuova pagina, io mi mettessi qui a scrivere un'espressione, un disegno, un grafico, qualsiasi cosa potrei registrare come si fa in tempo reale, quindi dare tempo ai ragazzini in maniera asincrona con il loro tempo di capire e di imparare, è uno strumento fortissimo. Allora, ritorno a spiegare, e qui podcast che funziona così, si clicca, adesso lo spengo e poi vi farò vedere il video. Ecco, è tutto quello che c'era da imparare, da vedere. Quindi è uno strumento semplicissimo, basta utilizzarlo al meglio e basta, insomma, non c'è altro da fare. Poi adesso chiudo il programma e finita la videoregistrazione. Grazie per l'attenzione, Francesco Fusilla, per il video su OpenBoard. Ecco, spero di avervi convinto che questo programma è veramente eccezionale, perché fa diventare la vostra lavagna. Allora, Esteritam OpenBoard non è il sistema che abbiamo sulle LIMP, sì, è proprio quello, signora. Il mio audio salta, ma se non ricordo male, nel video originale funziona senza salti. Devo parlare, nasce come sviluppo la parte ok. Dobbiamo dire che OpenBoard su Sony Linux ha qualche problema, perché quando parte, cosa fa? Alza a tutto volume la registrazione. Adesso è uscita la versione nuova, la 1.5.4, speriamo che abbiano risolto. Quindi il video che fa Sony Linux lo fa a tutto volume, quindi è un po' distorta la voce. Voi semplicemente non dovete fare altro che quando cominciate il video, in alto vedete il microfono, abbassate il livello del microfono, perché vediamo se riesco a farvelo vedere. Io adesso, se apro OpenBoard, cosa mi succede non lo so. Adesso facciamo una prova, io l'ho aperto e voi cosa vedete? Vedete OpenBoard, va bene, ci provo. Quando vado in podcast, adesso è OpenBoard vero, quello che ho sul mio PC aperto, solo che non vedo più il mouse, accidenti, scusate, un attimo, eccolo qua. E qua si vede quando registro, vedete che si alza, ecco, con Sony Linux questo sarà a tutto alto, quindi dovete là in alto andare ad abbassare il microfono, è tutto lì,
questo è il problema. Poi tagliate il pezzo distorto e viene benissimo. Certo è che è uno strumento che fa diventare ciò che avete fatto didatticamente in classe uno strumento condivisibile. Cioè la didattica, voi siete editori di voi stessi ogni giorno e praticamente si butta via ogni giorno cancellando dalla lavagna il vostro lavoro. Pensate che bello poter recuperare un lavoro ben fatto, una mappa fatta, una schema, insomma giorno dopo giorno si arricchiscono di cose le vostre attività. Se si blocca il touch, bloccato da mesi nonostante la richiesta di aiuto è sterita, beh, insomma, questo lo risolveremo in un altro momento. Adesso, dopo aver fatto vedere OpenBoard Camp Studio, vi faccio vedere Audacity. Allora, Audacity in realtà è una stupidata di programma, perché non fa altro che registrare la vostra voce e vi dà subito l'audio. Perché? Perché anche l'audio ha un suo valore. Cioè, qua in, io l'ho messo in Easy Lida, registrare, creare audio file. È un programma facilissimo da usare. Guardate, lo facciamo adesso, basta aprirlo e si è aperto su quest'altro monitor, adesso voi dovreste vederlo. Ecco, cliccate in rosso, lui registra, adesso io parlo e lui sta registrando. Appena ho finito io gli dico fermati. Bon, risultato è questo. Allora, poi andate in file, esporta come MP3 e fate l'MP3. Audacity, il bello di Audacity, non è il registratore del telefonino che vi fa gli audio. Permette di selezionare, copiare, incollare, tagliare. Praticamente è il Word dei file audio. Potete alzare livelli, abbassare livelli. Potete fare controllo registrazioni. Io ho fatto questa registrazione, ci voglio registrare sopra la musica. Lo rimetto all'inizio e fischietto. Adesso io parlo. Aspetta, fa casino. Praticamente è un multitraccia. Crea la traccia di sotto e si sentono tutte e due le tracce. Adesso io parlo. Ecco qua, gli ho detto fermati. Adesso io voglio sentire. È un programma da utilizzare quando dovete fare cose per il teatro, quando dovete fare delle registrazioni da mettere sotto altri, per esempio uno storytelling per fare delle fotostorie e così via. È un programma eccezionale, fa degli MP3 ottimamente e poi potete anche importare gli MP3 e tagliarli, cucirli, fare quello che vi pare. Per esempio una mia corsista ha creato la Divina Commedia in audio per un suo ragazzo cieco e gli ha dato molta soddisfazione perché gli ha potuto salvarlo, no, però gli ha permesso di ascoltarsi la Divina Commedia. Adesso che abbiamo fatto tante belle video lezioni, cosa facciamo? Ce le teniamo o le diffondiamo? Questo è il problema. Allora, in questa parte della presentazione ho raccontato come si fa con YouTube. Però io adesso lo faccio in tempo reale e vi faccio vedere una stupidata a mettere un video su YouTube. Però, se voi il vostro video non volete che vada in giro, ma lo volete tenere per voi, intanto non so se il vostro istituto ha una sua piattaforma di condivisione, potete usare assolutamente quella. Se non avete preoccupazione che vadano in giro le vostre cose, so che ci sono aperte delle questioni legali nel Trentino sull'utilizzo delle video lezioni fatte online perché non fanno parte dei contratti o cosa così. Insomma, si può pensare di tutto, però insomma, si potrebbe essere giustificata la questione della privacy per i bambini, non vogliono essere ripresi, così via. Quindi, se lo mettete su Dropbox, penso che tanti di voi lo conoscono, non va altro che trascinato. Adesso io pensavo di farvi conoscere uno strumento gratuito, che è questo. Spero che vediate Send. Lo vedete? Send. Eccolo qua. https://send.firefox.com. Come si fa a trasferire sta roba? Praticamente io faccio un video e voglio trasferirlo a un altro senza profilare nessuno. Allora, non fate altro che prendere, accidenti, si allarga senza che glielo dico, perché Windows
non sono capace di governarlo più di tanto. Vediamo se sta fermo. Là, sta fermo. Allora, per esempio, questo file, vedete, trascina il file per scaricarlo. Bene. Adesso gli dico carica e dopo che lui l'ha caricato, adesso pensate che io sto usando l'upload di questo PC, nel contempo ne ho 4 attaccati, speriamo che regga. Sì, dai. Adesso, fra un po' che lui ha finito di caricare su questo server di Mozilla questo file, che può arrivare fino a 2 giga, mi pare, quindi una misura non indifferente. Ecco, che ecco bene, copia il link. Ecco, io ho copiato il link, vedete che l'ho copiato? E io adesso ve lo metto in chat, per esempio, in call, e voi ve lo scaricate. Provare per credere. Quindi voi vi scaricate una video lezione, un documento, quello che vi pare, fino a 2 giga, senza che nessuno profili quello che avete prodotto. Quindi potete, ecco qua dice dirigente, c'è Classroom nella G Suite che va benissimo, bene, potete usare quello, io non sapevo che avete le Google Application. Queste vanno benissimo. Questa diciamo è una soluzione senza profilazione di nessuno. Anche YouTube, io lo uso assolutamente YouTube perché ha una diffusione, c'è poco da fare, ha una diffusione notevole. Pensavo che fosse carino mostrarvi questo sistema a chiusura di questa mia conversazione, che è arrivata a 1 ora e 6 minuti. Come via il codice agli studenti tramite il registro web school Giova? Sì, utile. Sì, mi fa piacere che lo ritagliate così. Comunque c'è il dirigente, può intervenire, perché mi sembra che su queste questioni ne può parlare più lui. Sì, prendo la parola. Grazie, Francesco. È chiaro che questo intervento che va avanti grazie a Francesco Fusillo da 1 ora in maniera fluida, devo dire ottima, non può in questo momento affrontare il discorso di WeSchool. Ovviamente WeSchool è una piattaforma come Edmodo che stanno usando alla secondaria di primo grado, quindi la Leonardo va benissimo anche lei, è molto intuitiva, diciamo. E mi pare, adesso non vorrei sbagliare, ma la Lunati, la professoressa o un'altra che o la no scusate la Levi, Paola Levi, in questo caso potete anche rivolgervi adesso direttamente a lei per fare il discorso dei teacher circle, cioè anche di insieme fare autoformazione tra docenti. Chiaramente ci vuole una lezione dedicata. Però nei webinar anche del Ministero c'è WeSchool che è stato contemplato, indubbiamente. Comunque sia, ecco, colgo l'occasione per dire tutti i software che avete visto oggi, che sono operativi, cioè consentono di fare una video lezione, consentirebbero poi di fare quelle pillole da inserire o in Edmodo, o in Drive, o in YouTube, o in WeSchool per chiaramente dare agli studenti la lezione. Quindi noi video registriamo in sostanza una lezione. Questo è il discorso. Può essere di storia, può essere di altri argomenti, italiano, matematica. Quindi sono strumenti che poi possono realizzare quelle pillole o delle lezioni intere, intese, da mettere poi sulle piattaforme a disposizione degli studenti. Ecco, io vorrei aggiungere che in questo periodo, in questo momento, di video lezioni i ragazzini ne hanno a disposizione un sacco. Voglio dire, vanno su YouTube e trovano la video lezione dell'argomento che gli interessa. Allora uno si può domandare, ma perché io devo fare una video lezione sul minimo comune multiplo che l'ha già fatta? Se voi scrivete il minimo comune multiplo su YouTube, provateci, trovate centinaia di migliaia. La ragione che secondo me, una forse, ce ne saranno anche delle altre, ma io voglio mettere in luce un aspetto, è che noi, come dice da Lucangeli, in realtà plasmiamo le connessioni cerebrali dei nostri ragazzini. E come le plasmiamo? Le plasmiamo con l'esempio, con
aiutare i ragazzini ad esplorare un certo territorio in un certo modo. Poi loro dilagano e generalizzano. Scusate qua la disfunzionalità linguistica. Allora, cosa succede? Che se noi mettiamo a disposizione una web lezione, una video lezione che è il continuum di quello che facciamo in classe, diamo la possibilità ai nostri ragazzini non di saltare su altre video lezioni che trovano online pur di salvarsi perché non capiscono come andarne fuori, specie in matematica o delle materie scientifiche meno narrative, meno descrittive, ma aiutiamo i ragazzini a seguire con il loro tempo un ragionamento, una elaborazione che è stata fatta in un tempo stretto, in un tempo che magari non era il loro. Se voi andate a leggervi il libro Dislessia Amica e sui dati che riportano di quanto i ragazzini perdono nelle lezioni didattiche normali, ci sono dei dati terrificanti raccolti da loro, raccolti su questo libro, si chiama Progetto Dislessia Amica della Erickson. Vi consiglio di dargli un'occhiata perché è una riflessione sulla scuola, di tutto rispetto. Fa impressione questa cosa di quanto i nostri ragazzini si perdono del nostro mestiere. Insomma, è un po' come un serbatoio d'acqua che noi crediamo di aver riempito e invece non abbiamo riempito. Anzi, si perde il contenuto per strada e non lo porta a casa. Questo è un peccato perché la fatica di spiegare ce l'abbiamo fatta, la fatica di imparare ce l'hanno messa. A volte non è proprio mancanza di adesione all'apprendimento, ma è proprio difficoltà a seguire. 5 ore la mattina che cambiano 5 argomenti, con di mezzo tutti i problemi della crescita, i nostri compresi. Insomma, la video lezione è un modo per portarsi a casa un po' l'insegnante e l'insegnamento e aiutarlo a seguire con il profilo che gli abbiamo dato a scuola per poter riprendere con i tempi opportuni. Quindi non è il fatto che ce ne siano tante, ma non c'è la tua. Mi sono spiegato, spero di avervi un po' convinto. Ma io è una cosa che ho sempre pensato leggendo questo libro, appunto, perché anche l'associazione di dislessia ultimamente mi ha dato l'incarico di formare i formatori su ste robe qua, perché si sono resi conto che o cambia la didattica o anche se cambiano le competenze digitali dei ragazzini personalmente, gli cambia poco la situazione di inserimento nella classe. Deve cambiare la didattica, assumere qualità nuove e piste di lavoro nuovo. Direi che lo dicevo all'inizio, sto coronavirus ha obbligato in qualche modo tutti noi a riflettere, insomma, che il fatto che la scuola non è solo quella. Io credo molto alla scuola che è fatta della presenza della persona, non ci credo alla scuola a distanza, anche se la stiamo percorrendo, ma non è la stessa cosa gestire la relazione, la socialità, l'emozione. Per esempio, una cosa che io mi sono reso conto con i miei corsisti, adesso voi siete tutti insegnanti, nessuno vi darà una valutazione così, però siamo tutti separati dalle nostre case. Invece, quando sei in classe, se ti distrai un po', chiedi al tuo vicino, dici dove siamo arrivati, dove siamo. Cioè, c'è una relazione che aiuta, che compensa le tue difficoltà e ti dà una mano. Mi spiego, quindi essere in classe, essere vicino agli altri è ben diverso che essere da soli per casa sua attaccati a un PC con le cuffie nella testa. Cioè dopo 2 ore che c'hai le cuffie nella testa preferisci tirartele via. Non so come le vedete voi, io la vedo un po' così. Quindi darei la parola a Stefano Corla per i saluti, ringraziandovi di avermi ascoltato e spero di avere onorato il vostro desiderio di conoscere questi strumenti, ne resta solo da sperimentarli, insomma. Sì, prendo la parola, ho messo in chat l'annuncio, la conclusione che poco fa c'è stato l'annuncio dal ministro
con il Presidente del Consiglio, anche Conte, che le scuole rimarranno chiuse fino al 15 marzo. Ecco, quindi abbiamo una settimana per utilizzare questi strumenti, queste che grazie al professor Fusillo si sono state presentate, ovviamente, e anche altri, ovviamente, con le varie piattaforme. Quindi non lasciamo solo i nostri ragazzi, perché chiaramente hanno bisogno di noi. Quindi questo che stiamo facendo con grande impegno, ringrazio veramente tutti i docenti che ho comunicato proprio all'ultimo momento. Secondo. Ecco, qui è l'ultimo momento, mi dispiace di non averlo potuto fare prima, però vedo che siamo addirittura in 48, ancora adesso, eravamo in 50, insomma, è stato veramente un grande sforzo. Quindi adesso spero che la videoregistrazione sia anche riuscita, di modo tale quelli che non hanno potuto seguire potranno rivedere, ma anche gli stessi presenti, perché chiaramente sono state date indicazioni molto operative, quindi questo è una videoconferenza tutorial, devo dire. Quindi servirà moltissimo, in sostanza. Quindi grazie, grazie tantissimo. Quindi non, abbiamo proprio degli strumenti operativi. Chiaramente, la didattica a distanza impegna verso strade nuove, non ci sono dubbi. Arrivarci indubbiamente in questo modo è un po', diciamo, difficile da affrontare. Però vedo che c'è grande impegno, c'è questa voglia proprio di ricominciare. Dobbiamo trasmettere anche ottimismo, ovviamente, ai nostri ragazzi in questo modo. Cioè, nella vita dobbiamo affrontare tutte le difficoltà e cercare di uscirne fuori. Questo è chiaramente anche un esempio concreto. Quindi io, chiaramente, anche nelle settimane precedenti ero stato a scuola e quindi indubbiamente sarò ancora, ovviamente sono sempre a disposizione anche di tutti, proprio te, per continuare a supportare tutti quanti. Chiaramente, quindi sostengo tutte le iniziative di sperimentazione, l'ho già scritto, lo scriverò ancora. Chiaramente domani sera faremo un consiglio d'istituto, anche con i genitori, per quanto riguarda il discorso dei viaggi di istruzione. Però adesso noi dobbiamo andare avanti, indubbiamente, per aiutare i nostri ragazzi. In un periodo così lungo di inattività, chiaramente dovuto a buone ragioni, però non deve interrompere l'apprendimento. Ecco, noi abbiamo l'occasione di passare dalla scuola, lo dico sempre, del controllo a quella dell'apprendimento. Questo è importantissimo. Quindi anche qui voglio richiamare Daniele Novara, un altro grande pedagogista, che sostiene proprio queste cose. Cioè, non è una valutazione assoluta, dobbiamo andare verso una valutazione progressiva, e questo è importante, questo, per dare proprio quella volontà di apprendere ai nostri ragazzi con la motivazione. Quindi abbiamo la possibilità di interagire con quei ragazzi, ci credono molto, hanno tanto entusiasmo dall'altra parte, stiamo utilizzando i loro strumenti di comunicazione, ovviamente in maniera diversa rispetto a quello che fanno in maniera quotidiana, ovviamente tante volte anche in maniera, potrei dire, dannosa con il cyberbullismo e quant'altro. Quindi invece possiamo anche in questo modo insegnare a utilizzare questi strumenti per diventare adulti, per essere autonomi, per crescere. Ecco, concludo qua perché non vorrei dire altro. Se qualcuno vuole intervenire con una risata, ti ho messo questa foto di olio e staglio perché questa presentazione l'avevo fatta, come dire, si può insegnare a tutti, anche a proprio chi fa fatica. Arriviamoci sopra e vediamo che di risolvere questa situazione al meglio. Quindi io vi saluto anch'io e vi ringrazio dell'attenzione. Naturalmente ci sono, se avete bisogno mandate una mail e se c'è bisogno, insomma, ci sentiamo. Buona serata a tutti, vi ringrazio della... Anzi, adesso possiamo togliere il microfono perché io vi faccio un grande applauso a voi che avete sopportato 2 ore del nostro ascolto. Quindi se togliete il microfono ci facciamo un applauso liberatorio. Grazie. Via! Ecco l'applauso. Grazie a tutti e facciamo squadra. Buonasera. Grazie. Grazie.